L'esercito francese stava diventando un corpo separato. Imponeva la guerra sia al Vietnam che alla Francia. Intendeva vincerla, e vincerla subito. Era invece la guerra di lunga durata la cui strategia Ho Chi Minh e il generale Giap, capo delle forze armate del Vietnam, avevano imparato da Mao Zedong. L'esercito sta nel popolo come il pesce nell'acqua, aveva scritto Mao. I soldati vietnamiti, nei territori che controllavano, dividevano le terre, aiutavano i contadini a coltivarle, eliminavano con metodi spesso assai spicci gli sfruttatori e gli usurai, grande piaga delle campagne asiatiche. E la società contadina vietnamita entrò in guerra con armi spesso assai primitive, ma ciò nonostante ingegnose ed efficaci. Il 19 dicembre del 1946, il generale Giap, probabilmente contro il parere di Ho Chi Minh, tentò un colpo di forza che fallì ad Hanoi, la capitale del Vietnam. L'esercito del Viet Minh non era ancora il corpo perfettamente disciplinato che diventerà qualche anno dopo. Ci furono massacri ingiustificati di civili francesi. Il comando dell'esercito comunista non li aveva voluti, ma daranno lo stesso al governo francese la base morale per giustificare la guerra. Ho Chi Minh e il suo esercito tornavano alla guerriglia partigiana. Tre anni più tardi, nel 1949, i soldati francesi erano ancora impegnati nelle risaie. Erano militari di mestiere. I soldati di leva non venivano mandati in Vietnam. Una guerra sporca, nella quale i militari si sentivano incompresi e abbandonati dal loro paese. Cercavano di darsi una ideologia che giustificasse le loro sofferenze. La Francia è marcia, pensavano. La democrazia occidentale è marcia. Ritenevano di essere la punta di lancia della lotta dell'Occidente contro il comunismo. Sognavano per la Francia un sistema diverso, duro e puro. In pratica, qualcosa che si avvicinava molto al fascismo.